Questi sono pacchi da seta. Guardate un po'. Prendiamo uno, sono un po' difficili da staccare. Metti a fuoco, signor telefono, che non lo lascio andare perché tenerli troppo fa male. Comunque, dicevo, questi sono pacchi da seta. Tanto, buongiorno a tutti. Questi sono appunto pacchi da seta che tra 2-3 settimane formeranno il bozzolo appunto di seta, che uno può pensare, ma quanto può essere resistente una sostanza prodotta da questi bruchi? È molto resistente la seta, alcune camicie sono fatte di seta, anche alcune maglie, alcuni pantaloni, e appunto è molto resistente, poi diventeranno farfalle. E diciamo che c'è un modo molto crudele per ottenere la seta, infatti non viene lasciato diventare farfalla, ma quando fa il bozzolo viene preso, gettato nell'acqua bollente, e poi il baco morirà e da lì si ricaverà, anche se poca, la seta. Se sopravvivono da farfalle, non hanno molto di vita, adesso non so dire precisamente, ma non credo più di qualche giorno, in cui si accoppieranno e deporranno le uova. E poi qui ne ho anche altri, quindi o meno, ma si nutrono di foglie di gelso. E poi vedete che io gli ho messo questo ramo qua, su cui faranno la seta, si appenderanno giù. Avete presente, no? Chi non ha mai visto o sentito parlare di bozzoli, guardate questo che mangia. È assurdo come buchi la foglia. E questa è l'unica acqua che bevono, è ricavata dalle foglie. E niente, quindi oltre a dirvi questo, mi raccomando, se a qualcuno interesserebbe tenerli, dovete sapere che fanno molta cacca, che sono questi pallini marroni, neri. Non so se si vedono, vedete qui questi. Quindi bisogna pulirli, infatti adesso dovrò pulirli, e bisogna nutrirli costantemente di foglie di gelso. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!